Io credo che quando ci sono donne in stato interessante e bambini abbandonati, il primo dovere sia quello di dare accoglienza a questi bambini. Per il resto anche che molto realismo, perché contemporaneamente abbiamo bloccato il porto per una nave, ma nel frattempo attraccava un'altra nave a Catania. Il problema va affrontato in sede europea, anche qui senza demagogia. Io sono convinto che il problema richiederà un intervento in Africa. Non capisco per quale motivo abbiamo perduto 10 anni senza impegnare le Nazioni Unite, prima ancora che l'Europa, a realizzare strutture di accoglienza gestite dai caschi blu delle Nazioni Unite nella fascia nord del Nord Africa. Io credo che la soluzione in parte sia quella, ovviamente la soluzione finale è la crescita di sviluppo delle aree sottosviluppate, e quindi credo che dobbiamo muoverci così. È assolutamente inaccettabile la posizione del governo francese, al limite francamente della provocazione, dopo aver bloccato a Ventimiglia per mesi i migranti. Allora, nessuna demagogia, piedi per terra. Quello che sicuramente io condivido è la necessità di voltare pagina, perché così come siamo andati avanti in questi anni non si può andare avanti.